Benvenuto Paolo dei Pillhead, Eds, con la testa perché sono tante. Benvenuto all'intervista sul divano, dico. Grazie. Benvenuto. Ti ho visto suonare qualche serata fa appunto a Rock in Villa, ho detto, no, devi venirmi a trovare. Dal vivo mi siete piaciuti, soprattutto il nuovo entrato, il quarto. Mi dispiace, non vorrei offendervi, però vi ha dato un senso. È il migliore. Mi ha dato veramente un senso. Cos'è questo progetto Pillheads? Perché questi consumatori seriali di pillole. Ma tutto inizia a Londra, 5 anni fa, 4-5 anni fa, dove stavo facendo un video. Diciamo che sei un po' un giramondo, eh. Sì, no, ma io in realtà vivrei lì, solo che un anno che per tante ragioni ormai mi sono più qua che là. Però stavamo facendo un film con Phil Strongman, che è il regista storico dei Sex Pistols, collaboratore di Malcolm McLaren, su un Quindi storia vecchio. del punk, per chi non lo sapesse. Per i Esattamente. giovani, diciamo, andate a documentarvi Sì, la storia del punk. poi a Londra, avevo a casa sua. E in quel periodo io stavo facendo un The Best Of di un gruppo di cui avevo fatto parte in passato, che si chiamavano Arc-en-Ciel, che era un gruppo prog. Neoprog, tra l'altro il primo gruppo in Italia ad aver fatto il neoprog classico, per cui ha questo merito. E niente, avevamo deciso con lui di fare questo film dedicato a questo progetto. Dopodiché le cose sono andate avanti, abbiamo realizzato questo video, e poi abbiamo detto che bisogna portare in giro il concerto, per cui abbiamo formato un gruppo. Alla fine abbiamo fatto un piccolo tour. A quel punto abbiamo deciso di andare avanti, però facendo pezzi nuovi. È arrivato Dani, al basso, Daniele Mignone. Abbiamo suonato nel gruppo, è passata tanta gente, tra cui Fabrizio Consoli, passato Il John grande Donovan, Fabri. cioè, tanta gente, tanti amici sono passati. E alla fine abbiamo cambiato anche un po' genere, perché dal prog siamo passati a Avete alleggerito un po', Abbiamo alleggerito diciamo. un po', appesantendo però con dei suoni un po' più Sì. Sì, chitarrosi. no, e dico alleggerito nel senso meno barocco, più direzione, Sì, ma perché picchiare, picchiate, quello sì. eh. Siete proprio rock. Sì, adesso sì. Poi che cosa succede? Problema Covid, non Covid, Italia, mi sono trovato a essere qui e poi per un caso di quelli che capitano così. Quelle situazioni che Poi sai che si capitano, dice che il caso non esiste. Il caso non esiste. sì, C'è sempre una causa diciamo dietro. che ti vai a cercare le situazioni, e lì la situazione è successa. Abbiamo finito per trasformare il progetto in italiano, e oggi il Pillaz è questo. Tra l'altro avete un disco double fast, cioè si può ascoltare in inglese e in Sì, italiano, no? siccome i pezzi che facciamo adesso sono praticamente quasi tutti gli stessi del repertorio di 2 anni fa, che facevamo in inglese. Allora abbiamo mantenuto, anche perché abbiamo un certo fanbase. In Italia non ci conosce ancora nessuno, però all'estero abbiamo un certo fanbase, specialmente Berlino abbiamo suonato tanto, Londra abbiamo suonato tanto. Facile all'estero far crescere la fanbase, Dipende, perché qua in Italia mi sembra ormai una roba talmente particolare. ma sai, cioè, Berlino sì. Però Berlino ha il problema che con tanta facilità tu riesci anche a farti conoscere, a ottenere un certo tipo di consenso, quanto è difficile farlo uscire dalla città. Molto elitario. Si è chiusa, perché visto che insomma, il mondo adesso va in una certa direzione, dà un po' l'idea che Londra è finita, nel senso che ormai suonare a Londra non ha più nessun senso, anche perché hanno chiuso i locali. Addirittura i londinesi si spostano a Berlino. Berlino c'è. Cioè, molto Movimento. fermento, però si autoprotegge, cioè nel senso che si chiude a riccio sull'esterno, già solo a 50 km da Berlino i berlinesi non vanno a suonare. Per cui puoi essere una star a Berlino, no? Che ha un senso perché ci sono tanti locali, c'è tanta gente, ti dà l'impressione di fare qualcosa di Però ci serio. sono tanti italiani che sono a suonare lì, eh. Tantissimi. Infatti io ho iniziato a Berlino a suonare proprio con una cantante italiana che si era trasferita lì. Sì, no, 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 bello. Però, sai, il periodo è quello che è, per cui. Senti, come si arriva negli anni a capire che cosa veramente ti piace fare? Io ho visto dei video
tuoi giovanissimo che suonavi il basso in una Sì, band, cioè ne hai fatte tante. Come si arriva a sì, 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 sì. capire, a mettere a fuoco, beh, ma questo sono io voglio fare questa roba qui? Secondo me non ci arrivi mai. È Nel un work senso in che, ma progress. sì, dipende anche come sei di carattere. Cioè, se sei una persona alla quale piace la stabilità, tendi ad avere, no? Certo. A trovare un te stesso che è quello e Però è un trovi. po' facile così. Sì, va a Non è, non fa per carattere. te. No, per me è più facile invece trasformarmi, cioè il periodo in cui mi piace di più una cosa, di più l'altra. Per cui diciamo che in questo momento quello che sto facendo riflette esattamente quello che sento, però ho fatto anche il batterista di Sorella Maldestra, per cui cioè, nel senso che ho fatto un po' di tutto, per cui non lo so, diciamo che non sono arrivato, ma anche Dani, nel senso che anche lui è partito da tutt'altro genere. Nel senso che ci stiamo evolvendo, no? Infatti, questo gruppo è una collaborazione molto stretta tra me e lui, dove riusciamo a trovare un punto di incontro sulle cose, specialmente sulla scrittura dei testi, che facciamo proprio assolutamente a quattro mani. E diciamo che è una sintesi di quello che io e lui siamo in questo momento, per cui è molto, molto Quando appagante. chiacchieravamo là in villa, tu mi dicevi, parlando sui social, eccetera, che volevi fare un certo tipo di argomentazione, eccetera, l'ironia, eccetera. Ma io non mi trovo così ironici, anzi, mi sembra che quei testi siete belli taglienti, cioè, non è il detto non detto. Sì, Dite. no, sai cos'è? Che io trovo che in Italia ci sia un po' un fraintendimento sui termini, no? Ironia, in primis, no? Secondo me insegna proprio la scuola demenziale, no? Laddove si faceva punk e si urlavano delle cose, venivano chiamate Schianto, sei demenziale, no? certo. Per dargli. Perché in Italia non c'è la cultura, anche il senso dell'umorismo è quello, cioè, insomma. Che magari ci salverebbe. Sì, ma non l'abbiamo mai avuto. Secondo me gli italiani, o almeno, ridono in maniera che a me. Qui chiaramente non si Si parla di un ride del genere. disgrazia altrui, tu vedi il comico fa ridere, il fantozzi fa ridere quando incarna le nostre paure. Esattamente, Non esattamente. abbiamo quella roba british invece dell'ironia, Esatto. quel Invece il tipo. British si riesce a trovare ironia senza necessariamente dare l'impressione di essere uno che vuol far ridere, no? Ora, nei nostri testi sicuramente non c'è nulla in quella No, da direzione. ridere ce n'è ben Per, poco. no, per, per, però l'ironia c'è, perché andiamo a toccare determinati temi con determinate parafrasi e metafore Certo. che a volte sono un po' al limite dell'assurdo, no? Che a noi diverte, ma diverte perché andiamo a giocare con le parole. Non è proprio un linguaggio super standard, però è il nostro, per cui. Poi avete anche un costume di scena, vi presentate Sì. modello dottori con tanto di stetoscopio, eccetera. Sì. Perché? Cosa volete guarire? Chi volete guarire? Allora, diciamo che il nome Pillez È già in ambito è medico. quello, no? Nel senso che Pillez ce l'ha proprio Gli dato. abusatori delle pillole, giusto? Sì, pensa che il nome ce l'ha proprio suggerito Phil Strongman, no? È stata sua l'idea, e noi l'abbiamo subito Folgorazione. colto, perché noi possiamo dire che il nostro nome viene dal regista di Malcolm McLaren, la cosa ci riempie d'orgoglio, e che significa una cosa che in italiano non ha una sua parola corrispondente. I Pillez sono coloro che abusano di farmaci senza averne bisogno. È qualcosa un po' simile alla nostra Sì, ipocondria, no? Che però riguarda esclusivamente la malattia, la paura della malattia. Invece il Pillez, cosa che in questo periodo non conosciamo, no, peraltro, assolutamente una cosa, no, eh? Non infatti. sappiamo cosa sia. No, è vero, non l'avevo notata sta Stranamente in cosa. questo No, momento. non c'è. E invece il Pillez, oltre a avere. È uno che, insomma, mal di testa si prende 10. Sì, bravo. Psicofarmaci. È quello che deve sempre avere. No? Apri l'armadietto di casa e è pieno di. Esatto. Alla Quello è il Carlo Pillez. Verdone che c'ha la Esatto. farmacia intera Però nei per suoi film. noi la pillola ha un significato metaforico, cioè nel senso che la cura, no? L'eccesso di cura, la puoi traslare in qualunque ambito, no? Per cui noi andiamo a identificare dove una cura può essere non adatta, non funzionante, e andiamo a giocare su quello, giocando su temi sociali, su temi culturali, su cose che ci stanno a cuore, no? Non vogliamo curare nessuno in realtà, anzi, una cosa di cui noi siamo proprio fermi, no? Noi cerchiamo di non dire mai insegnare nulla perché non abbiamo nulla da insegnare. Non vogliamo dire
la nostra verità, perché poi figurati, io sono il primo dei relativisti e ritengo che qualunque verità sia soggettiva, io Certo. sull'oggettività, poi è un mio modo di vedere le cose. Per La questo. scienza continua a rimettere, al di là di quello che si dice in questi periodi, continua a rimettersi in discussione. Arriviamo a un punto, poi lo verifichiamo, non è vero, lo miglioriamo, lo ribaltiamo, cioè, non è Sì. una certezza, non c'è neanche Quello nella che è vero scienza. oggi non sarà vero domani, neanche esistesse una verità, Pensa no? che la Terra gira intorno al Sole. Ma sì, ammesso che il Sole esista, Pensa, non sia frutto ma della nostra siamo mai immaginazione. andati fino là a vedere se ci siamo avvicinati, ma non troppo. Ma io metto addirittura in discussione il fatto che il Sole esista, anche, metto in discussione il fatto che io sia qui in questo momento, io lo Ma alla percepisco, Matrix, chi lo sa? Muah. che secondo me è una I delle vie Wachowski più avevano. possibili, cioè, secondo me ci hanno quasi imbroccato, eh. Un giorno lo saprete. Sì, forse. Ma secondo me Matrix ci ha abbastanza C'è imbroccato, paura anch'io non che sia, non siamo molto lontani. Io credo siamo in un sì. enorme videogioco in cui noi siamo i Penso pupazzetti di che sia qualcun probabile. altro. Però quello, ti dicevo, quello che noi cerchiamo di comunicare non è un punto di vista, delle certezze. Noi vogliamo sollevare delle domande e dire, c'è questo. Da qui ti diamo uno spunto, però non saliamo in cattedra. Non ti diciamo cosa è giusto, cosa è sbagliato, chi siamo noi? Cioè, io non lo so nemmeno per me, non lo Certo. posso dire neanche, non posso certo dirlo per gli altri. Senti, musicalmente però pettinate, cioè nel senso che se uno si siede, ho provato a stare davanti a voi e farvi le fotografie, sono uscito perfettamente pettinato, perché il muro sonoro non è male, cioè avete trovato una bella identità. Due chitarre sparate, poi uno, un chitarrista anche con la sua caratteristica. No, Suona ma tu anche, ho visto che suona anche le tastiere, fenomeno. qualcosina, Ho sì, visto che qualcosina. ovviamente. Cerchiamo di non abusare. Però Non la vendervi troppo al commerciale. no. A parte che commerciale oggi non vende più niente, per cui cos'è il commerciale? Però sì. Bella domanda, eh? Bella domanda. E in questa frase poi mi viene la domanda che avevo lì nel cassetto, che aspetta un po'. Visto e considerato che oramai case discografiche, tu ne hai aperto una tua. Sì. Perché? Allora, Immagino, nato eh. tanti anni fa, quando ancora facevo parte degli Arcanciel, se non sbaglio, avevo fatto uno spin-off del progetto, io e Gianni Opezzo, che era il leader all'epoca di Arcanciel, abbiamo deciso che facevamo un disco blues. Lui ha fatto un disco blues, però all'epoca noi uscivamo con Contempo, e Contempo produceva solo rock progressivo. Certo. Con chi lo facciamo uscire, con chi non lo facciamo uscire, erano i primi tempi che cominciava a imporsi internet come distribuzione, e sembrava anche una cosa carina Che potesse all'epoca, avere un sembrava suo perché. perché è bello, sembrava. E allora abbiamo detto facciamolo uscire noi, allora ci facciamo il nostro marchietto. Poi la cosa è andata avanti, siccome comunque io al di là dei progetti miei personali, io di mestiere faccio il produttore, per cui ho uno studio di Niente, certo. registrazione, per cui mi capitava spesso anche di dover dare uno sbocco, una visibilità anche solo temporanea a un È anche progetto. incoraggiante avere un'etichetta, no? Per Sì, quanto ti dà immagine. indipendente. Sì, ma sai, a volte ti trovi il progetto da parcheggiare, che vuoi comunque che la gente cominci a vedere, però non lo puoi dare a terzi, perché comunque vai a firmare un Magari se lo contratto. sminuiscono, ti... E poi o rimane muore lì, legato o lì, muore lì. esatto. Per cui abbiamo pensato di fare io e Gianni questa etichetta che adesso ormai sono quasi 15 anni Eh che sì, ho va visto che avanti. hai delle cose da tanti anni poi Sì, su sì, sì, sì. YouTube. Però è un'etichetta di parcheggio, cioè nel senso che sono il primo a dire, non è un'etichetta da dire ok, noi pubblichiamo, cerchiamo di vendere. Il fine non è quello. Il fine è proprio quello di avere un elemento in più nel processo di produzione Beh, e dai un far. cappello che uno per un po' si mette, lo aiuta ad Certo, avere certo. Fin tanto che non trovi l'Universal che ti fa un... Sì, però fare. arrivano quando sei già famoso, ormai non è più Quello è il come una volta. problema. È Arrivano che quello sei già famoso, se tu hai già fatto dei numeri con i social, con le cose, il che io problema. chiederei a questi giovani trapper, ma che vi frega del contratto dell'universo? Ma tanto siete già famosi lo stesso. È vero. Tenetevi tutto per voi, però È sai, vero. probabilmente dire a mamma e papà che hai un contratto con una major fa anche... Io guarderei solo il conto in banca, però... Può essere, effettivamente è difficile adesso capire che senso possa avere il fatto di avere un contratto con una major, anche perché al di là del discorso editoriale, che vabbè, ha un senso
Ha un valore, Ha un ha un valore. peso, ha un peso che puoi mettere dalla tua Sì. parte. Te qua ci sono le edizioni, in cambio Sì. tu cosa mi dai? Esattamente, però sono discorsi Cosa già ti dà una major complicati, oggi? insomma, guarda, ti dico, non lo so, è difficile, cioè, poi mi sento anche in imbarazzo quando parliamo di queste cose, perché da addetto ai lavori, che io ho tutta la vita che lavoro, sono il primo a dire non ci capisco più niente, e parlo con i miei colleghi, anche loro non ci capiscono più Vabbè, io niente. ricevo tutti i giorni, non esagero, 10, anche 15 singoli nuovi che escono sia dalle major che dagli indipendenti che dagli stessi artisti. Non vedo una differenza. Cioè, mi arriva una cartolina elettronica, boh, non è che c'è l'attenzione della major che ti chiama, ti dice ho un No. prodotto importante. Anzi, spesso le cose più interessanti artisticamente sono quelle indipendenti che mi Sì, arrivano. anche perché la major deve seguire comunque una direzione. Però corrono dietro al mercato, io non sento più cose artisticamente interessanti. Quando ho cominciato io, 34-35 anni fa, le major avevano dalla roba commerciale a Just Momo, cioè le Certo, cose ma più, il certo, primo gruppo che ma mi viene da certo. Caballà La sì, a Frenzappa, frezzappa, bravo, che certo, faceva delle chiaro. cose totalmente, dici, Chiaro, invendibili se è non a gente che amava quella roba lì, però vero. nell'economia È culturale vero. del loro lavoro c'era una percentuale È meno spesa in quelle vero. cose lì. Adesso. È vero. Ma sai, io credo che tutto stia non tanto a monte quanto a valle. Come tante cose, si va sempre a cercare la causa a monte. No? Un po' col senso dell'oppresso, no? Che vede l'oppressore. Secondo me spesso le cose, non sempre, ma spesso vanno anche viste al contrario. Nel senso che comunque la musica, da Elvis in poi, il rock and roll, si unisce al mercato, dove il mercato diventa parte dell'opera d'arte stessa. Cioè, Certo. non si può prescindere il mercato dal rock and roll, perché diventa un elemento, no? Per cui se diventi parte di una cosa che deve andare sul mercato, devi rispondere alle regole Sì, del o ti chiudi a mercato. casa tua, ma o O ti fai il chiudi a casa mainstream. tua. Per cui se la gente non è interessata a un prodotto, questo prodotto non ne usufruisce. Non voglio dire lo compra, l'in che solo ne usufruisce. Nel senso che se uno non è interessato neanche a gratis, capisci? E il problema è che oggi culturalmente la gente, parlando di musica, non voglio dire che la gente è ignorante, ma è ignorante sull'argomento. Magari è fighissima su altre cose, ma sulla musica, io mi ricordo da bambino, elementari, a scuola, avevamo i quaderni con la copertina con la foto di Bob Dylan e la compravi perché quello era. Cioè veniva diffuso anche un certo tipo di, Certo. no, elemento culturale, cosa che oggi non c'è più. Cioè, oggi anche a uno che dice sì, io ho musica, ascolto un sacco di musica, ok, dimmi tre brani dei Beatles, tre, si ferma magari al primo. Ma Se ti dico, lo ah, i sa. Rolling Stones, sì, mi piacciono un casino i Rolling Stones. Ok, parliamo dei Rolling Stones. Rolling Stones, cioè la totale, per cui. La cultura di questa generazione è questa qua. Ma anche Mio della figlio, che è cresciuto con me nostra. ascoltando musica e tutto, gli piacevano fin da piccolo, ti dicevo anche prima, i Queen. La prima volta ha visto una foto di Queen, mi fa: ah, ma sono questi qua. È Sì, così. mi spiace che nella tua testa te li eri immaginati chissà È come. così. Sono questi qua. È cambiato il modo in cui un artista si approccia con un produttore, cioè in questi anni è cambiato quello che ti dicono quando arrivano da te in studio a dire: Paolo, vorrei produrre questa cosa. Sì, totalmente, totalmente. Perché una volta avevi l'etichetta o la major o chi per essa che ti commissionava un Adesso lavoro. vengono loro. Sì, ma poi anche dal punto di vista economico la cosa era interessante, perché una volta, cioè, tu prendevi un compenso per lavorare su un progetto e poi la major lo portava avanti, no? Oggi invece è l'artista stesso che deve autofinanziarsi senza sapere in che direzione andare. E manca un po' la direzione, vero? Cioè io mi ricordo, ma fino a pochi anni fa, io ero un gruppo, sono parte di un gruppo, diciamo, Britpop in italiano, che poi è andato tutto un po' allo sfascio, però eravamo sotto contratto con Arturo Rossi di Ariston, che Ariston era a Era Milano comunque un'etichetta un'etichetta storica, importante, storica. storica, e con loro abbiamo fatto, siamo stati forse gli ultimi, perché poi è finita, a fare la trafila che si usava, cioè ti mettevano sotto contratto, stavi 2 anni senza far nulla. In quei 2 anni a loro spese si Lavorava. migliorava, si lavorava, dopodiché già da contratto, dopo 2 anni uscivi col primo singolo.
Oggi, per cui, Oggi glielo fanno fare al talent quel lavoro lì. hai capito? Cioè, non ha più nessun senso. Sì. Per cui anche il ruolo del produttore non è più il ruolo del produttore, è il ruolo di uno che cerca di prenderti dei soldi per darti l'impressione che alla fine il tuo prodotto andrà da qualche parte e poi ti dice, beh, vai sui social, vai sui social che non servono assolutamente a nulla se Sì, non hai poi se già... non li sai usare, Ma certo. se non li sai Devi avere usare. talento a far musica, devi avere talento a fare il social, devi avere talento a fare cose che non sono le tue. E se non lo fai tu, anche avendo... Devi anche trovare quello giusto che devi sapere, non è così, Esatto, non è perché così dicono, facile. ma ci vogliono i soldi. Sì, ma anche Non bastano, non ci vogliono basta... le idee, ci vogliono tante cose. Facciamo finta che uno ha tutti i soldi da spendere. A chi li dai? Li Sì, rischi di buttarli via. butti via, No, perché... perché facciamo 10 playlist su Spotify, poi Spotify, anche se fai 100.000 no, visualizzazioni, ascolti, ti dà 3 euro. Di cosa stiamo È parlando? pazzesco, Di cosa è stiamo pazzesco. Il parlando? fono meccanico non rende più un centesimo, diventa la promozione. E poi dicono, ma i concerti adesso costano un sacco di soldi. Un sacco di soldi, chiaramente, perché uno non potendo più vendere i dischi, L'unica si cosa che trova... cerca di guadagnare di più. Esattamente. Però va a discapito di quelli più piccoli, perché ok, se mi vengono i Rolling Stones in Italia, possono anche chiedere 200 euro per un biglietto. Se va il gruppo sconosciuto, deve andare gratis anche lui. Certo, Per cui certo, non vendi più i dischi e non hai più soldi. Il concerto devi certo. fare Tanti gratis perché per aprire pagano l'artista che pagano per... addirittura, Cioè, i grandi artisti addirittura, pagano tanti soldi per aprire grandi addirittura. concerti, è un investimento, a volte può anche tornare, Sì. non è mica così No, assurdo. Così assurdo. Tra l'altro stiamo vivendo in un momento in cui si fa veramente fatica a capire, no? Quali sono le cose giuste, ma il dubbio più forte che ho incontrando tanti artisti è che loro per primi non sanno dove vogliono andare, cioè quella che si chiama l'urgenza artistica o narrativa, tanto cara al teatro, e la maggior parte di quelli che si siedono su quel divano lì non ce l'hanno. Cioè, nel caso della tua band, dopo tante band, tanti lavori, così è molto chiaro quello che volete dire. Non è così per i giovani, per Sì. i ragazzetti, arrivano e non sanno loro stessi dove vogliono andare, ma come ne usciamo? Per me in questo momento non ne usciamo, almeno temo che non ne usciamo. Cioè, in questo momento, secondo me, bisognerebbe recuperare prima di tutto una cultura storica di quello che stiamo facendo. Nel senso che io non posso andare a leggere la letteratura contemporanea se non so niente dei classici. Certo. Cioè, Mi manca un qualcosa, è come se manca qualcosa. volessi, se ci sono una scala tipo quella che c'è sulla testa a te a tanti gradini, per arrivare in alto devo fare quelli Ma di per prima. forza, anche perché sennò non posso capire, no? Cioè, posso innamorarmi magari del singolino, della canzoncina, pensando che, ma in realtà non ho capito assolutamente niente. Per cui, secondo me, bisognerebbe ricominciare dalla base, ci dovrebbe esserci la prossima generazione, dovrebbe crescere con la cultura riguardo alla musica, che è la stessa cultura che gli viene richiesta sulla letteratura a scuola, cioè classico di qua, classico di là. Se questo non avviene, io non posso andare a pensare a un'evoluzione parliamo del rock, se questo rock non è conosciuto e viene solo apprezzato come musica da ascoltare in macchina, la canzone che mi piace, che non è quello il senso, cioè come apprezzo un quadro di Van Gogh perché si intona col colore della moquette, cioè non è quello il senso. Per cui non lo so, non lo so come riusciremo. Ti confesso che in questo momento l'unica cosa che a me... Non dico egoisticamente, perché la parola non mi piace, però per necessità io penso come uscirne Beh, io. No? dici Anche la perché, base. Se esco io, magari posso anche dare un buon esempio che si può sai fare. cos'è? Sai nella cascata, no? Che tutti stanno cascando giù, no? Non puoi aiutare nessuno, devi salvare te stesso. Nel Certo. momento in cui però tu ti sei salvato, puoi anche allungare la mano e salvare O far vedere agli altri, qualcuno. attaccati qui. Esatto, per cui prima bisogna, come sull'aereo, no? Che dicono, quando viene giù l'ossigeno, no? Se hai il bambino, prima lo fai a te, poi lo fai al bambino, perché prima devi essere tu in condizione. Per cui in questo momento io ti posso dire come posso cercare di sfangarmela io, però come poter salvare la situazione, come ti ho detto, si fanno domande, però le risposte le lasciamole a quelli che È abbastanza sanno. difficile. La pandemia ha chiuso tutti in casa e gli artisti di un certo livello si sono accorti che esistevano i social. Hanno Sì. cominciato a fare mini concerti in casa così. Sì. Però io ho osservato una bassissima qualità, cioè questa gente è disabituata a Sì. dare, è abituata forse ad avere luci, suoni e ballerini.
però poi quando dopo devi tirare fuori qualcosa sei un po' Può disabituato. essere, Può sì. essere che questa cosa dia anche un po' una spinta a ripensare a come ci si sta proponendo dal vivo. Non so, io ho notato che specialmente dopo quest'anno c'è stato un peggioramento non tanto della qualità in sé, che effettivamente bisogna tener conto che adesso le produzioni fatte in studio col computer richiedono una capacità anche di realizzazione molto più bassa, perché poi il Certo. produttore si mette lì e puoi sventrare tutto, per cui ti trovi dal Metti vivo. quattro campioni e già si Esatto. è già fatto una roba decente senza aver. Certo, un gruppetto che veniva messo sotto contratto negli anni 70 solo perché era sotto contratto e perché erano bravi, per cui Certo. se quello lo sentivi, quello facevano. Oggi invece, ma il problema secondo me del decadimento della qualità non sta tanto proprio nel fatto del suonare in sé, ma il contesto proprio in cui viene messo, cioè il linguaggio con cui viene Come artistico presentato. qua ci si pone. Sì, perché a me la cosa che mi ha dato più fastidio è l'omologazione del linguaggio. E secondo me il Covid ha esasperato ulteriormente questa cosa, dove il politicamente corretto, che sono già anni che sta, no, che sta Mani che ha rotto i coglioni, insidiando, diciamolo. si è sposato perfettamente con questa situazione, laddove tu vedi gli artisti che sembra proprio dire: io pur di, non so, questa è la mia Dire che interpretazione, esisto ancora. devo parlare quella lingua lì, no? E tutti con lo stesso spirito, con la stessa interpretazione della bontà, perché non possono essere tutti buoni nello stesso modo, non possono dire tutti la cosa, e non sto Allo riferendomi stesso modo. agli argomenti del Covid in particolare, Sì, parlo no, in no, generale. certo. C'è un senso di buon senso e di bontà, tra virgolette, talmente omologata e talmente Che ci uguale credi per poco. tutti. No, ma a me non è che non ci credo proprio, io la Da detesto, fastidio, da io non la fastidio. sopporto. Cioè, mi viene da essere un buono dalla parte dei cattivi. No? Se non addirittura un cattivo dalla parte dei cattivi, ma dalla parte dei buoni non riesco a starci. No, anche perché veramente siamo a un'omologazione del Sì. pensiero, senza stare a dire da che parte si sta, non è così importante, Sì. però veramente un'omologazione del pensiero dominante che arriva dall'alto, Sì. anche in tutti i fronti, pro, contro, cose. Veramente io trovo fastidiosa questa cosa. Sì. Io Sì. ho tante posizioni, ma su tante posizioni non sono convinto, tante ne penso un po' così, Certo, proprio così. però... Ma se ti ricordi, cioè, fino a pochi anni fa, no? Cioè, un'opposizione a un pensiero più o meno dominante, perché magari c'erano anche più pensieri più o meno equivalenti, no? Erano entrambi dignitosi, no? Cioè, ricordi anche solo gli anni 70, anche soltanto la divisione politica e ideologica in Italia tra destra e sinistra. Comunque, sia la destra storica che la sinistra storica avevano una loro dignità, Certo, sì. La no? Poi loro cultura, il loro linguaggio. tu li potevi Certo. dire: no, voi mi state sulle balle, Io chiuso, la però penso al ne contrario, punto. riconoscevi la dignità. Oggi invece non viene riconosciuta la dignità a chi parla con un linguaggio diverso da quello mainstream, quasi fosse che se tu sei fuori dal coro mi danneggi in qualche modo, no? E ripeto, non sto parlando delle problematiche No, specifiche legate al anche se sono state Covid. sicuramente un termometro che ci ha fatto capire che Assolutamente, qualcosa non sta più assolutamente, funzionando. assolutamente. Innanzitutto, oggi per essere buoni il fine giustifica i mezzi, cosa che io, insomma, ho studiato scienze politiche, insomma, Non Machiavelli, è insomma, proprio qualcosa. così. Certo. Cioè, può essere, cioè, nel senso che per Hitler sicuramente il fine giustificava i mezzi, probabilmente, adesso Però poi, per Hitler. no, esattamente. Anche se vuoi, anche un po' per la Chiesa cattolica, sono tanti gli ambiti Sì. culturali dove il fine giustificava i mezzi, ma oggi più che mai. Cioè, oggi ti dico: vabbè, ma ascolta, questa cosa qui mi va a limitare la mia libertà personale. Vuoi mica che questa cosa vada avanti ancora mesi? Cioè, io non voglio entrare nel merito Sì, delle sì, cose, sì. ma è proprio l'approccio. Cioè, È il fine proprio giustifica i mezzi. l'atteggiamento. E quindi vedi un sacco di artisti che oggi si pongono nel coro, su tutto un arco di problematiche sociali, culturali, dove tutti dicono la stessa cosa, nello stesso modo, dove loro sono i buoni. E gli altri sono i Ormai è cattivi. come gli ultra, o con me o contro di Non me. esistono più i grigi. Devi essere o bianco o nero, A me fa no? ridere, dicono no vax, no vax, così. Beh, uno può essere assolutamente a favore delle vaccinazioni, ma non di questa piuttosto di che di No, quell'altra. no, no, Ma no. questo è uno degli esempi. Però subito etichetta terapeutista. Beh, un Automaticamente. momento, aspetta Esatto, un bravo. attimo. Io posso dire: ma non lo so, io ho letto delle cose, Su posso queste avere cose dei sono dubbi perplesso. sul fatto che
al primo giro siamo andati veramente sulla Luna. Non so, no, no, dico esempio, no? Ah, ma allora sei terrapiattista? No! Allora le Torri Gemelle, ma chi lo sa? No, Non lo cioè, so. se prendi una posizione, devi essere in tutto in quella posizione. Certo, Ed è quasi impossibile far passare il no, contrario poi il perché la dubbio, gente cioè si il dubbio è sbalestra. sempre stata la cosa che poi è sempre stata la leva che ci ha fatto arrivare a capire cose diverse, ma non si può più avere un dubbio, sono solo certezze No, e dogmi. assolutamente, assolutamente. E devi anche essere convinto. Cioè, io ho partecipato a discussioni dove io mi sono tenuto anche fuori, no? Dove c'era un mio amico che sosteneva di aver fatto il vaccino, ma di non essere stato contento di Sì, farlo. L'altro dall'altra parte che gli diceva: No, tu devi essere contento perché questo qua. Non ti basta che l'abbia fatto, no, deve anche essere devi contento. sposare la Attenzione, adesso io tesi. cito un vaccino Sì, per perché è la dire cosa che in una questi giorni abbiamo cosa, qua. perché io in questo momento, in Sì. questa situazione, stai tranquillo che la mia posizione riguardo a questi argomenti non l'avrai, nel senso che non ne voglio No, parlare perché no, è una mia capisco. scelta No, personale, capisco. ma al di là di Questa tutto. intervista sarà su YouTube per 10 anni, non ti preoccupare che ci saranno fra 10 anni cose che fra 10 anni faranno discutere, che non saranno più queste, ma Certo. che avranno le stesse tematiche. Ci saranno persone che daranno per dogmi alcune cose e o la pensi con me o contro di me o non siamo più amici. Beh, io sono contento di avere amici che la pensano È diversamente da pazzesco, me. è Cioè, pazzesco, è io pazzesco. trovo arricchente che un amico la pensi diversamente da me e Ma poi su tante certo. cose la pensiamo uguale, Ma non è che certo. Ma se... non la si può pensare uguale. No, però abbiamo le È stesse quello, opinioni su una possiamo avere delle cosa. opinioni Sì, simili, ma no, invece oggi capisci cosa o sei della intendo. Juve o sei È dell'Inter, così, cosa, è e così, non c'è è niente da così. fare. Io mi sono scelto poi una squadra che mi fa essere contro tutti, quindi L'hai detto, ma siamo così. E quindi ho un karma lunghissimo. Senti, Piled Ez, sempre stesse che mi dimentico, non so perché. Piled, non si ferma, nel senso sì. che adesso c'è il disco doppio, Sì, giusto? Non è già uscito? no, è in stampa. Perché lo voglio sentire, È in stampa. li metterò contemporaneamente le due tracce e andrò a vedere se è veramente la stessa identica con solo il testo cambiato. No, no, i testi non sono esattamente lo Vabbè, la stesso metrica testo. dall'italiano all'inglese è un lavoro che avrei dovuto Ma per fare. alcuni brani anche la tematica è affrontata in modo Sì, diverso. Sì, addirittura. non è una traduzione letterale. Ok. Vi siete messi in discussione da soli, attenzione. Assolutamente. No, perché Troppo sai, comodo. no, ma perché certe cose anche in inglese hanno un senso, in italiano non arrivano in quel modo lì. Ma quindi anche una lingua è anche un modo di pensare che ti fa Ma vedere le cose in maniera sicuro, differente? sicuro, sicuro. Tu pensa soltanto love, che in inglese c'è una parola sola, Che per va cui bene per ti voglio bene, ti ti voglio. amo. In italiano ce ne sono 20, no? E devi imbroccare quella giusta. Cioè, penso che. Politicamente corretto. Lascia stare. Lascia stare. Politicamente Lascia stare. pillolamente corretta, dovete fare Lascia pillolamente stare. corretta. Ci Sì. vuole la nuova Pillolamente corretta mi pillolamente piace, corretta. sì, mi Sì, no, piace. ci vuole bisogna fare un bisogna e il portavoce sarà come si chiama? Quentin, 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 Quentin o Kentin? Quentin, proprio Quentin, Quentin. sì. Diciamo un nuovo membro di questa band che gli ha dato una dignità che loro prima poverini da soli non avevano. Diciamo la verità. So, bisogna riconoscere il Ah, merito, beh, i geni quando arrivano bisogna eh. dirlo. Lo so, È arrivato, pem! Senti Paolo, grazie mille, veramente di tutto. E io do un consiglio, andate a vedere dal vivo, sono bellissimi i video, le cose, ma dal vivo avete una marcia veramente in più. Siete proprio una grazie. live band. Quindi andatele a vedere, grazie mille, grazie di questa intervista sul divano e a Vi presto. aspettiamo.